suo contributo. Sì, grazie. Chiedo scusa a quanti interverranno dopo di me se rispetto al programma che mi avevo indicato Franco Alimena ho chiesto di poter intervenire prima, perché oggi per me è una giornata complicata, ma Mario Liverio e Agazio Doriero, che hanno fatto i presidenti della regione, sanno che sono tante le giornate complicate per i presidenti della regione, perché oggi c'è il consiglio regionale e ho prima del consiglio regionale un altro impegno improcrastinabile a Cosenza, però non volevo mancare a questa iniziativa, perché credo che il dovere di chi ha l'onore di rappresentare i calabresi ha l'onere di dover costruire una prospettiva attraverso le sue azioni per la regione, è quello di guardare con rispetto al passato, chi ha piantato le radici del regionalismo e della regione in generale. Non si può governare pensando al futuro se non si ha la capacità di interiorizzare, come dire, le lezioni migliori di chi ha svolto funzioni apicali della pubblica amministrazione della Calabria negli anni passati. Il professore Guarascio è stato il primo presidente della regione e ha lasciato un ricordo indelebile nella comunità calabrese. Siatene orgogliosi soprattutto voi ragazzi, ne sia orgogliosa soprattutto la comunità che è quella della quale Guarasci ha vissuto. E io voglio ringraziare Franco Alimena per questo incontro e anche per l'affresco che ha fatto della figura di Antonio Guarasci. Permettetemi però di rivolgere un ricordo riconoscente a Geltrude Guarasci, che non c'è più e che però per tanti anni con la fondazione ha tenuto a partire. Io, consigliere regionale, partecipavo alle iniziative che con tanta passione Geltrude Guarasci organizzava nella sua fondazione per mantenere vivo viva la memoria. C'è differenza tra ricordo e memoria. Il ricordo è, come dire, è la nostra mente che va a episodi del passato. La memoria invece serve a connaturare l'identità di una comunità. E Antonio Guarasci fa parte dell'identità della Calabria e ricordarlo celebrando nella memoria credo sia un dovere da parte di tutti e anche da parte di chi è chiamato oggi a fare il Presidente della Regione. Per questo sono qui, saluto e ringrazio il Sindaco Rivogliano, gli altri sindaci, Franco Ambrogio, Pierino Lenni, Nella Mattarocca, i miei colleghi Presidenti di Regione e soprattutto i ragazzi che sono qui presenti, i giovani che sono qui presenti. Nel ricordo che di Antonio Guarasci ha svolto poco fa Franco Alimena, ha ricordato come Antonio Guarasci fosse attento alla necessità di investire sulla cultura come strumento per realizzare percorsi di mobilità sociale, ma anche come strumento per realizzare percorsi di sviluppo nella nostra regione. Lui volle, da Presidente della Provincia, costituire il polo scolastico a Via Popilia, lavorò per far nascere l'università che vide come primo rettore Andreatta. Com'è attuale e com'è vivificata quella profezia a cui faceva riferimento Franco Alimena, quando Guarasci diceva nel 73 che l'università della Calabria, l'università di Andreatta, avrebbe dovuto puntare sulla elettronica, lui diceva, ma a quel tempo l'elettronica voleva dire innovazione digitale, e sulla sanità. E oggi l'Università della Calabria, ragazzi, è la prima università d'Italia, ha superato Bologna
nella sua categoria, nella categoria delle università tra 20.000 e 40.000 studenti, ed è diventata una autentica eccellenza nella innovazione dell'intelligenza artificiale e oggi anche nella medicina associata alle nuove tecnologie. Avete visto, ci sono docenti che si dimettono da Cambridge e vengono a insegnare nell'Università della Calabria, ci sono medici che scelgono di lasciare regioni che hanno un sistema sanitario molto più efficiente di quello calabrese, come la Toscana, mi riferisco alla dottoressa Medici, e decidono di venire a insegnare all'Università della Calabria, a prestare assistenza nell'ospedale che diventerà policlinico universitario. Addirittura, grazie al lavoro che sta facendo l'università, persino l'azienda che produce quei robot che servono a fare gli interventi di chirurgia robotica darà alla Calabria due robot gratuitamente affinché questa professoressa possa formare medici di tutta Italia all'utilizzo dei robot. Se non ci fosse stata l'intuizione di Antonio Guarasci e insieme a lui di Giacomo Mancini, di Antonio Ozzi, di Riccardo Misasi in quegli anni, questo seme non sarebbe stato piantato. L'Università della Calabria oggi non ci sarebbe. E allora è bello poter dire che il lavoro, le intuizioni di Antonio Guarasci hanno generato poi costruzioni attraverso la politica, le istituzioni che hanno dato ragione alle sue intuizioni e al suo pensiero. Antonio Guarasci era anche un fervente regionalista, diceva Franco Alimena nel suo affresco di Antonio Guarasci, che lui chiedeva al governo nazionale e agli altri presidenti di regione più deleghe per la regione. Antonio Guarasci è stato il primo presidente della regione Calabria, perché le regioni sono state costituite appunto in quegli anni e lui intuiva che le regioni dovevano avere delle funzioni è vero di programmazione anziché di gestione, ma dovevano avere delle funzioni, dovevano svolgere un ruolo via via crescente in termini di importanza. Però Antonio Guarasci questo ragionamento riusciva a svolgerlo in una logica di rapporto solidale con le altre regioni, anche attraverso la sua collaborazione istituzionale con Bassetti. Come sono cambiati i tempi? Guarasci e Bassetti sostenevano le stesse cose, uno presidente della Calabria, l'altro presidente della Lombardia. Io ci riflettevo proprio ieri guardando la mia agenda, perché leggevo una agenzia di stampa dell'attuale presidente della Lombardia che mi attaccava, no? Proprio sul tema dell'autonomia differenziata, e ci riflettevo, pensavo al rapporto che c'era tra presidenti delle regioni in quegli anni e al rapporto che oggi c'è tra i presidenti di regione su temi che sono strategici per il paese, ma anche per garantire i diritti sociali e civili. Allora, attenzione, io vorrei fare qualche brevissima riflessione, ma entrare nel tema anche di questo confronto, perché se noi parlassimo di Antonio Guarasci semplicemente per celebrarne la memoria, ma senza utilizzare i suoi insegnamenti, la sua cultura, per svolgere un confronto, un dibattito su temi che sono oggi attuali e strategici, probabilmente non renderemmo un buon servizio, non svolgeremmo una cosa onorevole nei confronti di Antonio Guarasci. Allora, dicevo, lui è stato un autentico regionalista. Lui chiedeva che le regioni avessero nuove materie, nuove deleghe, che potessero essere sempre più importanti, perché le regioni, ragazzi, sono i livelli istituzionali insieme ai comuni che sono più prossime ai bisogni dei cittadini. E quindi non c'è, secondo me,
alcuna riserva nel ritenere che le regioni debbano avere delle funzioni e un'importanza crescente, ma lo devono svolgere queste funzioni appunto in un ambito di solidarietà, guardando a quelli che sono i diritti sociali e civili dei cittadini. E qui vengo anche al tema dell'autonomia differenziata, perché come avete visto io non mi sottraggo, no, alle questioni, anche a quelle più complicate, non lo faccio nemmeno all'interno della coalizione a cui appartengo, perché alcune mie dichiarazioni di certo non sono state apprezzatissime dagli esponenti della mia coalizione, ma io ho sostenuto dal primo giorno quello che ho continuato a sostenere ogni giorno. Mi ricordo in conferenza delle regioni, quando fu posta in discussione la legge Calderoli, io dissi in quella occasione che la legge Calderoli era l'attuazione del titolo quinto della Costituzione, che in verità realizza appunto, secondo il disegno costituzionale, il regionalismo. Ma il titolo quinto della Costituzione non parlava soltanto di autonomia differenziata, lo dico ai ragazzi, se voi andate a leggere la Costituzione, all'articolo 116 si parla dell'autonomia differenziata come di una possibilità offerta alle regioni e allo Stato di attribuire appunto altre funzioni alle regioni che vogliono avere altre funzioni, di una possibilità, attenzione. All'articolo successivo, all'articolo 117, invece si parla di un obbligo, l'obbligo per lo Stato di garantire i diritti sociali e civili, quando sentite parlare dei LEP, questi sono i LEP, i diritti sociali e civili su tutto il territorio nazionale, sia che un giovane, un cittadino, un anziano viva a Crotone, sia che viva a Vercelli. E questa cosa non è mai accaduta, perché da quando fu riformato il titolo quinto della Costituzione, i diritti sociali e civili non sono stati mai definiti, cioè, per intenderci. Voi ragazzi avete fatto meno ore di scuola nel vostro percorso scolastico dei ragazzi di Brescia e di Bergamo. Sapete perché? Perché a Brescia e Bergamo ci sono più ore di tempo pieno, per cui molti ragazzi possono andare a scuola anche nel tempo pieno, perché ci sono più ore di scuola a tempo pieno. E qui per tanti anni queste ore non ci sono state, ancora non ci sono, perché le risorse sono state assegnate sempre attraverso il criterio della spesa storica. Che vuol dire, ragazzi, il criterio della spesa storica? Guardate, c'è un LEP che è stato recentemente definito, un diritto sociale e civile, quello che riguarda gli asili nido. Prima che succedeva? Se il comune di Crotone ogni anno poteva spendere al massimo 10.000 euro, faccio un esempio, per gli asili nido, e il comune di Lecco spendeva 1 milione per gli asili nido perché aveva più capacità fiscale, quando l'anno successivo il governo ripartiva le risorse, anche nel caso queste risorse fossero state incrementate del 10%, succedeva che al comune di Crotone, che prima spendeva 10.000 euro, erano attribuite 11.000 euro. Al comune di Lecco, che prima spendeva 1 milione di euro, era attribuito 1.100.000 euro. Quindi con questo sistema, nella spesa storica, la forbice, le differenziazioni, altro che autonomia differenziata, le differenziazioni si sono sempre allargate. Allora, in conferenza delle regioni, io dal primo giorno ho detto, guardate, questa legge per me ha due obiettivi, l'autonomia differenziata, e io l'autonomia differenziata, lo dico con grande chiarezza, non la temo, perché molto umilmente voglio dire che come Bassetti, ma anche come Agazio Loriero, come Mario Livelio, io complessi nei confronti dei presidenti delle altre regioni non ne ho, anzi l'autonomia differenziata io me la sono presa a legislazione vigente,
L'impegno a cui non posso sottrarmi oggi a Cosenza è questo: io devo andare lì perché sono arrivati altri 60 medici cubani e stanno nella caserma e devo andare a salutarli perché sono i loro rappresentanti. Ma se io avessi dovuto prendere i medici cubani che sono serviti per non chiudere gli ospedali, facendo quello che il Ministero della Salute mi diceva di fare, non avrei mai potuto prendere. Io l'autonomia differenziata me la sono presa a legislazione vigente quando ho deciso per esempio di prendere questi medici. Mi sono preso l'autonomia differenziata a legislazione vigente quando per esempio ho fatto una legge regionale per portare Uber in Calabria, perché noi stiamo ora investendo sul sistema degli aeroporti, però mi dice l'amministratore delegato di Ryanair: ma quando vengono i turisti a Lamezia come si spostano i turisti se ci sono solo medici tassisti? Allora ho fatto una legge per portare Uber in Calabria, il governo Salvini me l'ha impugnata, ne ho fatto un'altra, me l'ha impugnata ancora, ho fatto ricorso in Corte Costituzionale e ho vinto, ho aperto il mercato degli NCC contro i tassisti in Italia attraverso la Calabria. È un esempio del fatto che anche a legislazione vigente, se un presidente sa fare il presidente, siccome il presidente di una regione oggi in termini di autorevolezza, se sa fare il presidente, e questo lo sa bene Mario Livello, ma lo sa soprattutto Agazio Loiero, che ha fatto anche il ministro, vale più di due o tre ministri, l'autonomia differenziata a legislazione vigente, se uno sa fare il presidente se la prende. Quindi io ho detto in conferenza delle regioni, io non ho pregiudizi verso l'autonomia differenziata, ma io giudicherò la legge Calderoni da quello che contiene rispetto ai diritti sociali e civili, rispetto ai LEP, dal fatto che dalle risorse che verranno dal percorso di definizione dei LEP che dovrà fare. Ho detto dall'inizio quello che poi ho sostenuto sempre quando dicevo non mai non parti, cioè se non ci sono le risorse per superare la spesa storica, di che parliamo? Poi perché ho protestato? Ho protestato perché io immaginavo che questa legge fosse un treno a due vagoni, un vagone l'autonomia differenziata, appunto una possibilità offerta dalla Costituzione, nell'altro vagone il superamento della spesa storica, cioè un obbligo in capo allo Stato. È successo che in stazione è arrivato sostanzialmente solo il primo vagone, e per quanto riguarda invece la definizione dei LEP, il finanziamento dei LEP, siamo ancora a Caronico. E allora questo per quanto mi riguarda è insostenibile, per cui ho cercato di farlo capire nel mio partito, alla fine credo di esserci riuscito, perché quando ho cominciato a dire queste cose anche nel mio partito, in verità, venivano visto come uno che creava problemi, è come dire di dialettiche interne, del vigore delle dialettiche interne dei partiti, ne sa qualcosa Mario Di Bello, ma ne sa qualcosa anche a Cazzolo ieri. Anche nel mio partito io ho dovuto combattere questa battaglia. Sono contento ora che il mio partito Contariani abbia assunto una posizione simile a quella che avevo sostenuto io, ma nel centrodestra ancora c'è molto da lavorare. Io ho cercato di dirlo e dirlo con grande chiarezza che la maggioranza che sostiene questo governo ha fatto un errore di profondo dilettantismo, perché ha approvato questa legge in una notte in Parlamento, in un clima nel quale il Parlamento sembrava incendiato, e l'ha fatta sembrare più divisiva di quanto sia. Perché attenzione, io rivendico con grande umiltà anche un altro merito, cioè tutti quanti sostengono, anche gli estensori della legge, anche Calderoli, che la legge è stata modificata sulla base degli emendamenti che io ho proposto, e ce ne sono alcuni importanti, perché poi il tema è diventato ideologico e molti ne parlano senza aver letto il testo della legge. La legge dice che su gran parte delle materie si potranno fare intese soltanto dopo aver definito i LEP. Non era così all'inizio. È così perché io ho voluto che ci fosse questo emendamento che dice sulle materie, su gran parte delle materie, su tutte le materie LEP si possono fare intese solo dopo aver definito e finanziato i diritti sociali e civili. Ci sono poi altre materie ritenute meno importanti
che non sono soggette a LEP, sulle quali le intese si possono fare subito. Io ho detto, ma perché farle subito e non aspettare? Allora, quella che è la parte più importante della legge, che è il finanziamento dei LEP. Rimandiamo tutto quanto a quando saranno trovate le risorse per fare LEP. Secondo me sarà complicatissimo trovare le risorse, perché tutti gli istituti principali sostengono che ci vorrebbero per finanziare LEP, per assicurare ai cittadini di Crotone, di Rogliano, gli stessi diritti che hanno i cittadini delle altre regioni, 80, 90, la loggia ieri si diceva 180, 200 miliardi. E la legge dice che ogni anno in legge di bilancio dovrebbero essere trovate le risorse per assicurare questi LEP. Quindi è una legge che rischia di non produrre, rischia, cioè che probabilmente non produrrà nessun effetto, ed è diventata invece una bandiera ideologica, da un lato per una parte politica che ha fatto dell'autonomia sempre una propria bandiera, dall'altra da parte di quelli che, attenzione, l'autonomia l'hanno fatta entrare in Costituzione, perché anche quelli che oggi protestano contro l'autonomia differenziata sono quelli che hanno fatto la riforma del titolo quinto e hanno messo l'autonomia differenziata in Costituzione. È diventato uno scontro ideologico e io ho avvertito anche la maggioranza che sostiene il governo che se ci dovesse essere il referendum, sul referendum non ci saranno dubbi in ordine al fatto che al sud la gran parte dei cittadini voterebbe contro l'autonomia differenziata, al centro la maggioranza dei cittadini voterebbe contro l'autonomia differenziata, e ho detto attenzione, non sono affatto persuaso che al nord i voti a favore dell'autonomia differenziata compenseranno quelli, le contrarietà del sud, perché anche al nord oggi, se si interrogassero i cittadini del nord sulle priorità che hanno, loro metterebbero al primo punto le tasse, poi la semplificazione, poi le liste d'attesa, no? Ma l'autonomia differenziata era un tema di 10-15 anni fa ed è un tema che oggi invece appassiona soltanto un pezzo del ceto politico di quelle regioni. Io temo che alla fine questa sarà una legge, devo fare attenzione quando parlo, però visto che ci sono giornalisti, poi escono con. Sarà una legge che rischia di non produrre, rischia dal loro punto di vista di non produrre effetti. Un po' come è stato, mi riferisco al Presidente Lugliero, con la legge sul federalismo fiscale. Io mi ricordo le battaglie che fece ragazzo Lugliero, il referendum che promosse e che sostenne. Per inciso dico che io in quegli anni ero all'opposizione di Casio Lugliero, lui faceva il presidente, io ero consigliere di regione all'opposizione, ma io partecipai alla campagna referendaria sostenendo le stesse tesi di Casio Lugliero. E però poi non se ne è fatto nulla, perché l'impianto dello Stato non si può riformare al di fuori di una logica solidale tra le regioni. Non si può riformare a strappi, e su riforme di questa importanza non si può ragionare come se la riforma fosse una bandierina politica da girare e da agitare in un senso, in una parte politica, nell'altro senso, nell'altra parte politica. Attenzione però, perché la contrarietà sulle materie non è? E qui dico una cosa che probabilmente non ho detto prima, ma è una mia preoccupazione. Ci sono alcune materie che sono in una zona grigia, che potrebbero essere oggetto di intese anche prima di finanziare LEP. E a proposito, anche sulla definizione, sul fabbisogno dei LEP, dei diritti sociali e civili, si sta facendo grande confusione. Io ho detto pubblicamente, anche sul Corriere della Sera, che non condivido affatto che i diritti civili e sociali vadano finanziati individuando il fabbisogno standard in ragione del costo della vita. È l'esatto opposto, guardate, è l'esatto opposto. Se uno ha un'azienda e c'è una parte dell'azienda che non funziona bene, in quella parte dell'azienda manda i suoi dirigenti migliori,
quelli meglio pagati per far risollevare quella parte dell'azienda, non i peggiori. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo una regione che è straordinaria, che ha tante risorse. Abbiamo parlato prima dell'Università della Calabria, delle eccellenze anche dal punto di vista dei saperi che ci sono in Calabria. Però ci sono altre realtà della Calabria dove l'andrangheta ha fatto un danno antropologico. Mi riferisco per esempio ad alcuni comuni. Io sono andato col comandante generale dei Carabinieri a inaugurare una caserma dei Carabinieri messa in un bene sottratto all'andrangheta, e ho trovato in quella caserma dei Carabinieri, in quell'occasione, le finestre sbarrate di quel comune e le famiglie che non avevano mandato a scuola i figli perché le scolaresche altrimenti sarebbero state lì presenti. Ci sono alcune realtà della Calabria dove l'andrangheta ha fatto un danno antropologico, perché ha convinto la società di quelle realtà che per esempio la scuola non serve a nulla e ci sono tassi di dispersione scolastica altissima. Allora in quelle realtà, a Platia, a San Luca, che fai? Mandi i docenti che puoi mandare, oppure fai un'azione per mandare i migliori docenti per potenziare la scuola? Allora proprio laddove ci sono condizioni di difficoltà ci vorrebbe un impegno ulteriore dello Stato, anche in termini di retribuzione del personale, no? Pensate ai medici, e mi riferisco allora a queste materie che stanno nella zona grigia, ragazzi. La contrattazione integrativa, che può riguardare sia gli insegnanti sia i medici. Bene, io vi ho detto poco fa, dovrei già essere ora a Cosenza perché arrivano questi medici cubani. Sono stato costretto a prenderli da Cuba i medici, perché sono tutti gli ospedali della provincia di Reggio sarebbero stati chiusi, e oggi forse anche molti ospedali della Calabria, perché Mario Livello e la Cancelloiero sanno che per 15 anni il commissariamento non ha dato la possibilità di assumere medici, e quindi noi avevamo un personale sanitario anziano che è andato in pensione, per cui non sono state fatte le assunzioni. Io mi sono trovato a un certo punto a un bilo, chiudevo gli ospedali, mi inventavo questa cosa dei medici cubani, per la quale sono stato contestato da tutti all'inizio, ora tutti quanti vorrebbero i medici cubani in Italia. Ma io sono costretto a prenderli da Cuba. Ma se domani, attraverso la contrattazione integrativa, si dovesse stabilire che un medico in Veneto o in Lombardia può guadagnare di più che in Calabria, chi ci viene a fare il medico in Calabria? Anche oggi uno specializzato, ora fanno le cose allora, ma perciò dico io, no, non è pacifico, però è una zona grigia che va indagata. Anche oggi uno specializzato, siccome mancano i medici specializzati, non è che mancano tutti i medici, mancano per esempio ginecologi, ortopedici, allora anestesisti. Se un medico si specializza in anestesia, ha mercato dovunque, può andare in tutti gli ospedali d'Italia perché tutti lo cercano, perché non ci sono anestesisti. Pensate che questo medico potendo andare a lavorare in tutti gli ospedali d'Italia, viene a lavorare a Polistena, a Locri, a Mento Cortosanto. E se succede addirittura che poi ai medici si può dare di più in altre regioni, no, questo non rappresenta un problema per la Calabria. Ecco, io so che quello che sostengo è, come dire, oneroso nella mia parte politica, però continuo a sostenerlo. L'atteggiamento che ho avuto nel corso dei mesi è servito anche a modificare il testo e a mettere nel testo degli emendamenti che comunque arginassero la possibilità di fare di questo testo un testo che spacca l'Italia. E quando fai politica, soprattutto quando svolgi una funzione come quella che ha svolto Mario Livello, Cancelloiero, che ora sto svolgendo io, devi interpretare questa tua funzione in maniera che possa essere utile a cambiare le cose. Cioè puoi fare il masaniello, oppure puoi sederti al tavolo, cercare di cambiare le cose e poi far riflettere all'interno della tua coalizione sui pericoli, anche per la maggioranza di sostegno del governo, che certe decisioni possono assumere. Ecco, io non so se
il gruppo dirigente della Calabria, e concludo, il gruppo dirigente della Calabria di oggi è degno di aver raccolto il testimone di Antonio Guarasci, un testimone importante, nel senso che ha piantato radici importanti. Io vorrei che attraverso l'azione di ciascuno di noi che svolge una funzione nelle istituzioni o nella politica, noi potessimo insieme ricercare le ragioni per dimostrare che il gruppo dirigente della Calabria, al di là delle differenze, al di là delle divisioni, è un gruppo dirigente che ha saputo interiorizzare la lezione di Guarasci e ha saputo interpretarla in chiave moderna. Io non so se ci riesco, so solo che ce la metto tutta per provarci. Ringrazio di vero cuore.